Buonasera e bentrovati al TGL News. Sono ancora in corso a Salso Minore, nel comune di Ferriere, le operazioni di recupero del fungaiolo caduto in una scarpata nel pomeriggio di oggi. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma la zona è molto impervia e ancora non si conoscono le condizioni della persona rimasta ferita. Martedì 19 giugno, a partire dalle 8.30 e fino a cessate esigenze, la circolazione stradale sarà interrotta in un'ampia zona compresa tra i territori dei comuni di Cortebrugnatella, Cerignale e Brallo. Provvedimento che si rende necessario per permettere l'intervento di disinnesco di una bomba d'aereo di 250 kg che risale alla Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni imporranno anche l'evacuazione dei residenti delle zone circostanti. Proseguono fino a domani gli stati generali della ricerca che hanno portato a Piacenza i rettori di tutte le università della regione per fare il punto della situazione sul settore e sulle sue prospettive future. Fine del Ramadan, 3.000 musulmani si sono dati appuntamento questa mattina al Polisportivo di Piacenza per celebrare l'evento con un momento di festa e di preghiera. In chiusura la motonautica per lo sport, Alessandro Cremona, campione piacentino, insieme ad altri 4 atleti della nostra provincia, domani sarà impegnato nel Mondiale O350 in provincia di Pordenone e cercherà di raggiungere il 5º titolo iridato. È tutto, ci ritroviamo alle 19.30 con il TGL.